A cosa serve il filtro polarizzatore per le GoPro? Oggi ve lo spiego insieme a questo filtro CPL che Freewell mi ha gentilmente inviato. Partiamo dalla sigla CPL, che sta per Circular Polarizer, ovvero polarizzatore circolare, mentre se troviamo un filtro polarizzatore normale avrà la sigla PL. In questo caso il filtro è fisso e quindi quando lo montiamo l'effetto sarà costante. Quando invece utilizziamo un filtro CPL possiamo regolare manualmente l'intensità ruotando la piccola ghiera, in modo da gestire il tutto in base alle nostre preferenze. Ok, ma adesso vi starete chiedendo che cosa fa effettivamente un polarizzatore? Questo filtro riduce i riflessi sulle superfici, inoltre aumenta il contrasto e la saturazione dei colori nelle immagini. Ad esempio, in questo filmato ci accorgiamo subito della differenza. Infatti a sinistra non ho usato alcun filtro e sono presenti tutti i riflessi sulla pelle, mentre nel filmato a destra no. Inoltre ho registrato con il profilo colore piatto e non ho applicato alcuna correzione, ma i colori sono più vividi quando usiamo il filtro CPL. E adesso vediamo nel dettaglio questo filtro CPL, che si trova al momento su Amazon a circa 25 euro. In confezione troviamo questa custodia che racchiude il filtro e poi c'è anche un panno per la pulizia della lente. Questa custodia è molto comoda perché ci permette di portarlo in giro senza rischiare di graffiarlo. Questo è il filtro e come vediamo è presente questa ghiera che ci permette di regolare l'effetto del polarizzatore. Per montarlo prima di tutto chiaramente dobbiamo svitare in senso antiorario il copriobiettivo della GoPro, quindi lo sganciamo e agganciamo questo filtro. Quindi per agganciarlo dobbiamo far combaciare queste parti vuote ai laterali. Quindi lo adagiamo così e poi facciamo una semplice rotazione. In questo modo il filtro è agganciato e poi per sganciarlo nuovamente facciamo una rotazione in senso antiorario, come abbiamo fatto precedentemente per la lente copriobiettivo della GoPro. Quindi una volta agganciato ci basterà semplicemente ruotare la ghiera e vedere direttamente sul display la quantità dell'effetto che stiamo applicando. E per quanto riguarda la compatibilità, qui leggiamo che è compatibile con GoPro Hero 11, Hero 10 e Hero 9 Black. Io l'ho utilizzato sia con Hero 11 che con Hero 10 e non appena uscirà la GoPro Hero 12 vi farò sapere in descrizione se questo filtro è compatibile anche con lei. Adesso faccio una clip e vi mostro le differenze ruotando sul momento il filtro polarizzatore. Allora, adesso inizio a ruotare la ghiera ed effettivamente notiamo delle differenze. Anzi, partiamo dal cielo, che effettivamente appunto cambia completamente colore e intensità e lo noto direttamente già dal display della GoPro. Guardando invece il mare, appunto ruotando, vediamo la differenza dei riflessi sulla superficie del mare, quindi possiamo effettivamente creare un look abbastanza differente. Onestamente non avevo mai pensato di usare un filtro CPL su una GoPro, ma devo dire che oggettivamente è ben fatto e può essere una valida aggiunta alla nostra attrezzatura. E voi che cosa ne pensate? In descrizione trovate il link d'acquisto per questo polarizzatore circolare della Freewell. Nel frattempo potreste dare un'occhiata a quest'altro video e naturalmente se il tutorial di oggi vi è stato utile potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale.